Buongiorno e bentornati da Power Games. Vediamo oggi un'estensione del concetto di Nintendo 64 in RGB. Questo è un Nintendo 64 giapponese, primo modello, abbiamo già rimosso l'espansione. Queste schede sono già RGB, quindi non è una vera e propria modifica. Diciamo che andiamo a installare un amplificatore del segnale. Andiamo prima a vedere come si vede, compariamolo con quello che abbiamo fatto con la scheda di Tim Worthington. Quello era un Nintendo 64 PAL. Facciamo una veloce comparazione con Nintendo 64 PAL, dove abbiamo già installato la mod RGB, di cui avete visto nell'altro video. Niente da dire, è ottimo, nonostante la scarsa fasciata di questa TV, e andremo poi successivamente a cambiare. Sentite il sonoro che parte e la scarta. Andiamo a vedere adesso come si vede con la stessa identica presa scarta. Questa è RGB nativo. C'è qualche strano glitch. Appena percettibile. Andiamo a vedere se è stato fatto qualcosa sulla scheda madre perché a occhio sembra che non sia mai stato toccato questo Nintendo 64. I colori sono molto brillanti, a dire la verità. Andiamo ad aprirlo. Allora, con questa musica incalzante di sottofondo, abbiamo aperto il tutto, vi ho risparmiato tutte le varie parti. Andiamo a vedere una cosa inquietante, però. Vedete, questo è l'encoder video. Vediamo se riesco a farvi notare questa situazione estremamente curiosa. Qui o qualcuno ci ha messo le mani e ha fatto un grande danno, oppure è successo qualcosa di misterioso, perché da dove può essere venuto questo cataclisma? Questo è un VDC NUS, adesso verifichiamo. Questo è il retro della scheda madre e qui si vede che effettivamente era stata fatta una modifica per portare RGB all'uscita video. Però probabilmente durante il processo qualcosa è andato storto, perché se uno avesse voluto interrompere queste piste le avrebbe tagliate. Vabbè, andiamo a ripulire il tutto e facciamo un po' di verifiche e capiamo come procedere. Abbiamo ripulito il caos, però non mi piace molto come è stato fatto, quindi penso che elimineremo queste saldature RGB, le rifacciamo e mettiamo in mezzo un amplificatorino amatoriale che facciamo noi con un THS 7314, un chip di amplificazione. E poi andiamo a vedere il risultato. Vediamo ora il circuitino applicato, diciamo che è anche molto più chiaro. Vediamo i colori rosso, verde e blu. Se qualcuno deve metterci le mani dopo si capisce cosa è stato fatto. Il chip è alimentato dai 5 volt che partono da qua. Qui c'è la terra, c'è il condensatorino che filtra l'alimentazione. Le resistenze che filtrano l'uscita sono da 75 ohm. Chiudiamo, andiamo a vedere il risultato. Velocissima prova per evitare di surriscaldare. Abbiamo i colori super amplificati. C'è una bella differenza dal vivo. È esageratamente forte il colore, però RGB, eh. Molto bene, direi. Andiamo a chiudere questo piccolino. Ecco il nostro piccolo Nintendo 64 riassemblato, un test con Zelda americano, con l'RGB. Bello amplificato. Il prossimo passo è cambiare la scarta a questo Quintrix, perché ci sta facendo impazzire, ha la scarta dietro sfasciata. Beh, tanta roba. Nintendo 64 giapponese, giochi americani, 60 Hz, RGB, Power Games, via Gracco Spaziani 33, Verona. Ciao.
Chi è rimasto a parlare di videogiochi? Quasi nessuno. Grazie mille.